Mi sento Alb nel 2021. Ciao a tutti ragazzi, qui Alb, bentornati al mio canale, eccoci qui incredibilmente con una nuova reaction. Innanzitutto qui parliamo di pop in tutte le sue sfumature, quindi se sei un fan di questo genere ti consiglio di iscriverti al canale e se non vuoi perderti i prossimi contenuti di attivare la campanellina. Ebbene sì, ho smesso di fare reaction, questo non è più un segreto, tuttavia negli ultimi anni mi avete veramente scritto in tante e mi ha fatto piacere di tornare a fare. Allora innanzitutto vi spiego perché ho smesso, perché nell'ultimo periodo mi costringevo ad ascoltare una serie di album, di singoli, di artisti di cui sinceramente non me ne fotteva nulla. E quindi ho iniziato a farli un po' controvoglia. In più, non è il format che preferisco, tuttavia ho deciso magari di riprendere a farle con qualche album, artista o canzone che mi interessa davvero. In questo caso l'ho presa come un'opportunità per scoprire insieme Faneto, perché di Faneto sento parlare tanto ormai già da un anno a questa parte. Io ho ascoltato qualcosina, ma non ho un'idea precisa su questo ragazzo, quindi ho pensato di farlo insieme a voi in un video. Andremo ad ascoltare il suo nuovo album o EP, No Pressure No Demons, sono 7 brani con feat Artifive, Neri Serpe e Glocky, e io direi che possiamo partire. Ovviamente qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, la pagina di For The Culture su Instagram, TikTok e chi più ne ha ne metta. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Incredibile, stiamo tornando veramente. Rosso nel Tanaco, primo brano. Prendo anche i testi su Genius, va? Da bimbo ho visto mio cugino fare cose esatiche. Roba Pain. Potevo finire anche io così come se non fossi un umano. Pensa a nascere così e pensare se non umano. Beh, con fuori lo sanno che non abbiamo un marzo. Va bene. Sento che arriva il drop, Ok. Ok. Come dire, prime impressioni su Faneto. Allora, sicuramente ha uno stile molto americano, che secondo me si può associare un po' alla roba Pain, quindi Lil Durk, I'm Boy Never Broke Again. Comunque ha parlato, insomma, un testo molto introspettivo, di amici, insomma, che immagino non abbiano passato cose bellissime. Non ho capito cos'è il Tanaco, suppongo sia un fiume, non lo so, ditemelo voi nei commenti. Non mi ha fatto impazzire, devo essere sincero, nel senso... bello il drop, bella la parte anche introspettiva, però non lo so, devo ancora farmi un'idea su di lui, dai, diciamo così. Quindi andrei subito con la seconda, traccia, che è Sotto Pressione featuring Artifive. Già molto meglio. Vediamo di chi parla. Citazione a Future quella, bella. Ok. Sì, 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 sì. Ok, Arti. Bello il ritornello. Mamma, Arti. Va bene. Sembra il flow di Capo Plaza. Bello, bello, questa mi è piaciuta. Raga, questa è molto molto meglio. Mi è piaciuta un sacco. Questa è una bella hit. Allora, l'aggiungo anche in playlist, perché sì, ve le linkerò. Comunque, trovate anche le mie playlist su rap americano, rap italiano. Le devo aggiornare, vi dico la verità, però lo farò, quindi... passate. Vabbè, allora, Arti fortissimo. Secondo me lui è un ragazzo su cui il pubblico è un po' spaccato a metà, perché sento di dire, cioè sento in giro che comunque è, secondo alcuni è una bestia, secondo altri è un cesso. Come succede spesso, cioè la verità sta nel mezzo, e secondo me Arti, insomma, la nuova scena, quindi parliamo di Yugi, Tony Boy, eccetera eccetera, spacca davvero, perché poi in questi feat cattivi lui entra sempre a cazzo durissimo e secondo me ha spaccato. Però bravo qui anche Faneto, mi è piaciuto anche lui. Ripeto, l'influenza americana comunque si sente ed è tanta, e essendo un fan di quella roba devo dire che apprezzo. Andrei col terzo brano, Why Not. Introspettivo. Bello il sound. Ok. Mi dissocio. Bello, bello, autotune mi piace. Bella anche la produzione, posso dire. Oh, bella, regà, bella questa. Inaspettata, perché comunque, vedendo che aveva un'attitudine più o meno street, qua ha cambiato un po' il mood. Non la definirei love song, però ha quel non so che di malinconico. Comunque, a sto giro, bella anche la produzione. Ho visto che il beat è fatto da Kid e Dusi. Ora, non so se hanno prodotto tutto l'album, però figo, veramente. Lui comunque ha dimostrato anche di essere versatile, quindi a me sta Why Not è piaciuta. Forse il ritornello non mi ha fatto impazzire, però bello, bello, bello l'autotune, bello tutto, mi è piaciuto. Andiamo con la prossima, che è Avatar. Torniamo belli pesanti, mi sa. Sono uscito a strisce come una zebra, fossi
Bello. Va bene. Bello. Bella. Breve ma intensa e soprattutto bella. Allora, mi ha fatto svarionare tantissimo il fatto che una certa prende sto flow che tipo si rallentano proprio i BPM del beat, quindi abbastanza particolare. Comunque, diciamo, esercizio di stile, perché poi, insomma, tutta cattiva, un minutino di canzone, bella. Io andrei avanti con Così non va bene. Non so perché l'ho detto così. Così non va bene con Nerissima Serpe. Allora, Nerissima per me è un boss. Prima reactare in Italia, forse. Ricordatevelo. Shout out Michel Hunziker. No. Ok. Mamma, che flow neri. Ok. Sharp Ozio Pilato. Che cazzo significa? Allora, regà, vabbè, bella anche questa. Io sono fan da fare schifo di Nerissima Serpe, ma anche Papà V, ripeto, credo di essere stato il primo in Italia a reactarli. Mo magari sto dicendo una cazzata, però dovrei teoricamente. Lasciatemelo flexare, no, però a parte gli scherzi, loro due sono fortissimi, sono super in hype per Mafia Slime 2, che comunque a quanto pare dovrebbe uscire, non dico a breve, ma nei prossimi mesi. Bravo anche Faneto. Comunque lo vedo un po' più a suo agio con, insomma, canzoni hard un po' più cattive. Personalmente mi piace di più in queste vesti. Però Nerissima spaccato, Faneto pure molto bravo. Andiamo avanti con Skyline featuring Loki. Il cazzo di beat è... Ok, bello. Ok. Bella, regà, non avrei dato un euro all'inizio. In strada lascio lavorare i soldi per me. Noi siamo fastidiosi e ti vediamo in faccia come un punto nero. Nah, ce l'ho qua, porco dio. 2004 che la vende ai 2000, fate le 2002. Già che fa netto come se è l'ultima volta che rappo. Cambio commercialista, ora ho alzato il mio livello. Ho detto twin, siamo incastrati. I got you, ready, non potranno farlo. Va bene. Figa, regà, cioè ripeto, per come parti della canzone non gli avrei dato un euro, nel senso che comunque mi era sembrata un po' ambigua. Però in realtà poi si fa la grande. Si fa la grande e loro formano un bel duo. Glocky lo conoscevo anche in quel caso, non è che l'ho approfondito tanto, visto che hanno fatto un EP qualche mese fa, proprio quando è uscito, 2 agosto, sì. Lo devo ancora ascoltare, vi dico la verità. Però, insomma, ci stanno, mi stanno piacendo, magari me lo recupero. No, bella, hanno spaccato tutti e due. Glocky ha una bella vibe, più che altro un bel sound. Andiamo con l'ultima, On The Low, Vultures Hunt Them. Bello. Bello. Bella, raga, mi sta piacendo. Non si ferma più, vamo. Ho filato, ok. Bella, raga. Motivational. Se l'intro non mi ha convinto particolarmente, devo dire che quest'outro invece è del tutto convincente e è bella. Forse è una delle più belle dell'EP, almeno questo è quello che, insomma, a caldo mi viene da dire. In generale lui è una bella scoperta, molto ispirato comunque dal rap americano, e devo dire che sta nuova scena che si sta formando, che devo ancora approfondire del tutto, però è promettente. Quindi tanta roba. No, è stata una bella scoperta sicuramente sto Faneto. Boh, opinioni, diciamo, su tutto il lavoro, solido. Bello, cioè 7 tracce ci stanno. Non so che cazzo altro dirvi, ragazzi. Non so se sono in grado di nuovo di fare le reaction. Non so se vi è piaciuto il video, ma se così fosse vi invito a lasciare un mi piace, un commento. Magari se volete consigliarmi qualcosa da reactare. Non so se prenderò tutto in considerazione, ma quantomeno ci provo. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.